oltre 70 giornate di eventi, musica, mostre, spettacoli, proiezioni cinematografiche, il programma dell'estate a Napoli 2016 si presenta con un fitto calendario di appuntamenti che coniuga svago, arte e cultura nei più bei siti monumentali della città. Il tema scelto quest'anno è Allo Zenith, napoletani per Costituzione, in occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Dal 22 luglio a fine settembre sono previsti eventi al Maschio Angioino, al Convento di San Domenico, al PAN, al Castel dell'Ovo, alla Casina Pompeiana, in Villa Comunale, a Piazza Plebiscito e in Piazza Mercato, coinvolti anche i parchi e le chiese. 70 giornate ricchissime di avvenimenti, sono oltre già 200 eventi culturali, musicali, artistici, filosofici, quindi davvero allo zenith questa nostra città con i suoi valori costitutivi, quelli che la caratterizzano come grande capitale culturale universale e che lavora per gettare le basi di un nuovo umanesimo. Il cartellone è vastissimo e sempre aggiornato sul sito web del Comune. Da non perdere la serata del 3 agosto all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che vedrà tra gli artisti Peppe Barra, Sal da Vinci, Cristina Donaddio e Angela Luce. Spettacoli multilingue sono previsti nel Convento di San Domenico. La notte di San Lorenzo è da trascorrere invece in Piazza Plebiscito, che anche quest'anno si trasformerà in un luogo incantato con l'evento Mandolini sotto le stelle. Nella Basilica del Carmine Maggiore il 20 agosto sarà ricordata Eleonora Pimentel Fonseca con una cerimonia civile ed il premio giornalistico, che vedranno la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. L'identità più alta di Napoli, cioè quella che sta appunto allo Zenith, può manifestarsi attraverso il contributo e la partecipazione, devo dire, generosa e impagabile di grandissimi intellettuali, artisti, associazioni. È un lavoro ovviamente in progress che si arricchirà sicuramente nei prossimi giorni. Dalle celebrazioni civili a quelle religiose, l'estate a Napoli prosegue anche a settembre con Imago Mundi, il cartellone di iniziative dedicate alle feste di Piedigrotta, San Gennaro e Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Lunga anche la programmazione di cinema, che da fine maggio è ospitata al Parco del Poggio.